Federica Mogherini è stata eletta come alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea. Non si tratta di una figura debole, come molti osano definirla. Anzi, si tratta di una figura chiave, soprattutto in questo momento che stiamo parlando in Unione Europea di TTIP, l'accordo di libero scambio tra Europa e gli Stati Uniti, ma non solo per il TTIP, è fondamentale anche per i rapporti tra Europa e Russia, in questo momento così tesi. La Mogherini è membro del Consiglio per le relazioni tra l'Italia e gli Stati Uniti, nonché fa parte del German Marshall Fund, un piano che ovviamente si rifà al piano Marshall che tutti conosciamo, ma che di fatto tutela gli Stati Uniti. Inoltre è anche vicepresidente della Fondazione Italia USA, quale miglior cappello quindi per il TTIP. Che dire poi della situazione tra l'Europa e la Russia, con l'embargo da quest'ultima imposta anche e soprattutto ai prodotti italiani. Pensiamo al nostro approvvigionamento energetico, all'esportazione dei nostri prodotti. Sarebbe interessante quindi capire la Mogherini che approccio vorrà tenere su questa importantissima problematica.